Lambenedetto XVII barra Pilotolo, siamo a Rastatt, paese da 50.000 abitanti. 50.000 abitanti come Pollate, poco sopra di Milano, capito? Non è che c'è molta Rastatt, c'è 50.000 abitanti, di là c'è la Mercedes, qualche fabbrica, scuole, la piazza, questa è la stazione. Adesso vediamo che si stanno preparando per il carnevale. Notare la differenza tra l'Italia e la Germania. Qua 50.000 abitanti di paese, ripeto, non è una città, è un paese. Guarda qua, guarda che macello c'è già. Anche travestiti tutti, tutta la famiglia, mamma, papà. E non è che... Bambino. E non è che sono solo bambini appunto. Tutta la famiglia, padre, madre, figli, anche i cani. Ecco, no? Scimmie che corre. Poi ogni gruppo, che ne so, ogni quartiere così c'ha i loro colori, qualcosa del genere. Manca ancora mezz'ora prima dell'inizio, vedremo dopo com'è. Adesso sono le 2, è iniziata, c'è la polizia. Saluta la polizia. Polizia, la poliziotta, non è la poliziotta di ieri sera in discoteca. Ma è figa lo stesso. C'è la banda e i vari carri. Gira di là, Mari, vai a vedere di là. C'è un fontanaio qua. Quando mi mi sa neanche a Milano fanno un carnevale così, cazzo. Sì, mettiti vicino che... Ammazzalo! Che spettacolo! Ma che cos'è che dicono? Ma lì! No. Ma lì! Ma lì, a lì! Salì! Salì! Ma anche in Russia fanno così il carnevale? No, non c'è carnevale. Come mai? Però fanno solo la parata in Peter. Parata di anniversario ogni anno di città. Ah. Più o meno così, no? Chiudono Nevsky Prospekt. Viareggio 100 mi sembra, però il discorso è che è vero, il carnevale in Italia è bello, Viareggio, Venezia, ma qua siamo in un paesino piccolino, come cazzo fanno a fare tutti questi carri? Si divertono di più. Dici? Sì.
No, credo sia proprio il carnevale di Venezia, tutti si vestono completamente, tutta la famiglia esce. Secondo me è uno dei 100. E basta. Anche perché se siamo qua a Rastatt e fanno una sfilata così, anche a Karlsruhe faranno un'altra sfilata così. Sì, grande però. Io so che quello di Düsseldorf è fatto bene. A Berlino c'era già, facendo dei sul TV, era gigante. Bisognerebbe vedere che cosa fanno. Prendi anche la caramella. Dai. Minchia, il dolcino della Sparcasse! Della Sparcasse, della Bagna! Io c'ho buona mix! Oh, c'è anche bimbi! Haben Sie Fahrrad? Ja! Dann haben Sie ein paar Hüterli für Ihren Sitz gegeben! Dankeschön! Per Fahrrad. Auf dem Sitz. Ja, ja, ja. Das ist schön. Sehr cool, danke schön. Mi fanno i regalini pure. Figata. Lì c'è un altro bonbon sottopiede. È pieno di caramelle. Sto raccogliendo pure io. Oh, le bubblingo. Come era così? Sono diventata troppo bella. Buono. Buono, buono, guarda, guarda qua. Guarda cosa ti hanno combinato. Vedere. Vedere? Adesso ti faccio vedere la foto, toh. Aspetta, aspetta. Toh. Guarda. La vedi? Sì. T'hanno rovinato. Vai il maquillage. Organizzato bene. Eh sì. Thank you.
io non capisco tutte questi qua con le maschere di legno, che cosa sono? Sono dei personaggi mitologici o... No, secondo me da noi c'è adesso, oggi è la festa Massonia, l'ultimo giorno. È tipo l'ultimo giorno di inverno, primo giorno di primavera. Tipo in vecchi tempi facevano anche una bambola gigante di legno che bruciavano alla fine. Tipo mandavano... Quelle robe del Medioevo? Sì, sì, tipo tutte robe cattive, malattie, no? Tutto quello è andato male. Leggende del Medioevo, no? Iniziava nuovo anno, fa primavera. Mi sa che è finito? No, lo so. 40? No, ce n'è un altro là dietro. Sì. Dai, io dico basta, dai. Salutiamo gli amici a casa. Salutiamo gli amici a casa e... che dire? Hello, questi ci divertiamo noi. Noi ci divertiamo. Non so a Milano com'è, qua ci sono 15-16 gradi, boh. Ovviamente la gente c'ha il passamontagna, guanti, sciarpa, Moncler perché fa un freddo cane. Auf Wiedersehen.